L'uomo che cade di Don DeLillo. Il titolo di questo romanzo è ispirato all'attività del noto performer che, a seguito dell'attentato dell'11 settembre, compariva per le strade di New York e, assicurato ad un'imbragatura, si lasciava precipitare nel vuoto da luoghi sopraelevati. In tal modo, i passanti che assistevano alla performance erano obbligati in qualche modo a rivivere l'esperienza traumatizzante del crollo delle Torri Gemelle, quando uomini e donne intrappolati all'interno delle torri erano stati visti precipitare nel vuoto. E in effetti il trauma può forse essere la migliore parola chiave per descrivere questo libro di DeLillo, che ci racconta appunto dell'esperienza traumatizzante dell'attentato dell'11 settembre attraverso la storia di due protagonisti. Kit, da un lato, l'uomo che è sopravvissuto all'attentato alle Torri Gemelle, e Liane, sua moglie, moglie alla quale in realtà si ricongiunge dopo lunghi anni di separazione. Ecco, come la parola chiave, forse più indicata per descrivere il libro, è trauma, una delle sue peculiarità è senz'altro quella per cui lo stile rispecchia i contenuti. E infatti anche la narrazione procede scissa, scissa costantemente tra due punti di vista, quindi il punto di vista maschile del protagonista e il punto di vista femminile di Liane, e sempre non in modo lineare, ma per quadri, per singole scene o per flash. In effetti la scissione caratterizza il libro ed è parte, diciamo, di un certo lessico del trauma, che si sviluppa però attraverso anche altri fenomeni. Ad esempio, il nome di Bin Laden viene sostituito nei giochi di bambini da un nome fittizio, di fantasia, e nonostante questo, la sua presenza, la sua figura continua ingigantita ad aleggiare sull'America come se avesse ancora una volta, continuasse ad avere un potere forte sul futuro degli americani. E così facendo, l'immagine, il fantasma di Bin Laden finisce per tradurre l'immagine di un altro radicale, inconoscibile e di conseguenza spaventoso come il reale stesso. Oppure fenomeni di rimozione. Infatti Kit, che ha vissuto in prima persona il crollo delle torri, non riuscirà a ricordare ciò che è accaduto all'interno dell'edificio sino alla fine del romanzo, quando l'unico capitolo, l'ultimo capitolo, riprende circolarmente l'apertura del libro raccontandoci ciò che è accaduto a Kit all'interno delle Torri Gemelle. Ed ecco questo primo capitolo, l'incipit dell'uomo che cade, è molto interessante perché la scena che DeLillo dipinge, la scena del crollo delle torri, ricorda da vicino un'altra scena molto nota di un suo celebre libro, Underworld e il trionfo della morte. Se non che appunto qui non c'è nulla di metaforico o del senso gioioso nel contesto sportivo che caratterizzava il trionfo della morte di Underworld. Qui il trionfo della morte è appunto letterale e storico. Ecco, in questo libro DeLillo non prova a dotare di senso l'evento traumatizzante del crollo delle Torri Gemelle, ma può almeno fornire al lettore uno strumento di riflessione e offrirgli qualche nuova chiave di lettura.